Che significato ha nel 2018 la giornata del ringraziamento? Ma il ringraziamento per noi, per tutti gli agricoltori in Coldiretti in particolare, è un evento di grande rilevanza, perché si chiude l'annata, si chiude una stagione e si ringrazia il Signore per quello che ci ha dato, quello che ci ha donato in termini di prodotto finito che è stato fatto con tutti i sacrifici e gli impegni di tutte le varie famiglie. C'è un evento molto sentito, dove è anche motivo per ritrovarsi, per stare insieme, per creare gruppo e anche oggi anche per anche mettere in mostra quelle che sono le nostre specialità con Campagna Amica. Quest'anno ha una doppia valenza, anche perché Vittorio Veneto quest'anno c'è la celebrazione dei 100 anni della Grande Guerra, perciò motivo in più ancora per ricordare queste terre che tanto hanno dato a Treviso, al Veneto e all'Italia. Quest'anno c'è stato il recente alluvione che ha devastato il Veneto, avete deciso di dare anche un aspetto solidale alla vostra ricorrenza? Sì, abbiamo aperto un conto corrente dove tutti i nostri associati possono intervenire con un segno, con qualcosa, con un segno di solidarietà che è giusto riconoscere ai nostri amici, cugini bellunesi che stanno vivendo dei momenti molto difficili, molto drammatici, ed è giusto che appunto chi non ha subito fortunatamente dei problemi sia solidale, dia una mano appunto a queste famiglie che incredibilmente si sono trovate in una situazione veramente molto molto difficile, molto critica. San Martino anche lì è un po' una festa di ringraziamento di San Martino, perché comunque anche lì era alla fine della raccolta, venivano anche da parte delle grandi famiglie, venivano saldati anche i pagamenti di quello che veniva raccolto, e perciò chiaramente è una giornata che si ricorda sempre con grande fervore, grande sentimento, grande passione, anche perché chi non veniva riconfermato proprio fattore o responsabile delle proprie terre si trovava purtroppo senza terreno, e la speranza era che appunto l'estate di San Martino alleviasse in parte con un clima mite queste giornate di difficoltà dove le persone potevano anche perdere le case. Perciò ha un significato di grande rilevanza che è giusto ancora ricordare tempi molto molto difficili che sono stati nel passato. Sempre frutto della terra, e la terra comunque ha un legame religioso fondamentale. Si prega anche tante volte perché il raccolto venga fatto con tutto quello che ci si aspetta, con tutti gli impegni, i sacrifici, gli investimenti che fanno le famiglie, perciò è un segno di riconoscimento e ringraziamento che è giusto dare. Quest'anno dobbiamo dire che il raccolto è stato generoso, perciò abbiamo motivo ancora in più per essere riconoscenti di questi grandi regali che ci vengono fatti.